Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui per recensire la partita ieri giocata dell'Italia. Un altro 3-0, ragazzi. Scusatemi se non avevo portato la recensione contro la Turchia, però, ragazzi, insomma, ero a cena fuori con la mia ragazza, quindi non avrebbe avuto senso portare il video né post partita, quindi appena era finita la partita, ma neanche con il senno di poi, quando il giorno dopo sono andato a mare. Quindi, insomma, ragazzi, sono stato un po' indaffarato quei giorni e vi ho portato video che comunque erano programmati, ma ora no, ora no. Porterò questo video intorno alle 14:30, cioè poi dipende quando voi lo guardate. Però insomma, ragazzi, l'Italia che finalmente convince, convince tanto, anche se vi dirò, non mi convince quest'Italia per un solo motivo al 100%, mi convince al 99%. Questo solo motivo ve lo dico alla fine del video, però prima parliamo un po'. Allora, innanzitutto con Mancini, rispetto Ventura e forse anche rispetto Conte e Prandelli. In Italia, che è una maggiore organizzazione, gioca quasi a memoria, ricorda a tratti il Napoli di Sarri, mi ricorda a tratti. E è un'organizzazione, e con questa organizzazione qui si può solo migliorare, perché gli interpreti sono quelli. Poi è chiaro, in difesa non avremo più Bonucci che fa i lanci, anche se su 10 ne riescono 3. Quindi insomma, Bonucci, ok i lanci, ma se ne fai 10 a partita diventi anche un po' prevedibile poi. Quindi in posta fai quel cazzo che vuoi tu, ma insomma, bisogna cercare di non fare sempre le stesse cose, perché poi, soprattutto con le nazionali, secondo me diventi prevedibile. Locatelli a questo punto, con la grande partita che ha fatto ieri, tra l'altro sono leggermente anche dispiaciuto da Juventino, perché sicuramente ora schizzerà alle stelle il prezzo del cartellino e quindi ci toccherà prendere Tolisso, perché ho letto che l'alternativa a Locatelli è Tolisso, anche se andrebbero secondo me presi entrambi, perché abbiamo 5 giocatori per 3 posti a centrocampo, sarebbero 6 con Fagioli. Se Ramsey va via, ce ne vogliono 2, se non 3, perché sto contando anche Fagioli numericamente. Guardate un po' come siamo messi inguaiati a centrocampo, ragazzi. E insomma, quindi con un'organizzazione tattica del genere, questo 4-3-3, si può solo migliorare. Immobile, oh, deve buttarla dentro. Perché secondo me con quel modulo lì io sono convinto che Belotti va meglio, perché Belotti innanzitutto è più altruista. E poi in un 4-3-3 secondo me ti sa buttare intanto i vicini che fanno i lavori ogni cazzo di ora del giorno, che mi hanno rotto tre quarti. E Immobile è sicuramente più forte tra i due, ma Immobile è più forte in un 3-5-2 secondo me. Se poi tu ci vai a mettere il 4-3-3, secondo me è meglio Belotti, perché Immobile non lo so, col 4, infatti mi preoccupo un po', perché io dico, questo modo di giocare è molto simile a quello di Sarri del Napoli. Sarri è andato alla Lazio, farà il 4-3-3 perché hanno già preso Isai per questo. E quindi con Lazzari, che a sto punto mi viene da pensare non farà il terzino ma farà l'ala destra alla Calaigon. E quindi Immobile 4-3-3 Sarri, mi viene un punto da pensare, non è che quest'anno Immobile ci fa la frittata e non va a giocare e non va a segnare tanto come ha segnato in questi 5 anni con Simone Inzaghi. Quindi insomma, poverino Chiesa, che si trova a Ronaldo alla Juve, che non gliela passa mai. Ieri Immobile gliela poteva passare 2 volte, poteva fare doppietta, e invece ha segnato Immobile. Al quinto tentativo dall'inizio della partita ha segnato Immobile. Quindi per me questo non va bene. Io lo dicevo, per me ci voleva o Belotti o Ken, con tutto il rispetto per Immobile, che l'anno scorso ha fatto 36 gol Immobile e 21 Belotti. Quest'anno ne ha fatti 13 Belotti e 20 Immobile. Purtroppo è andata così, ha fatto l'Europeo nell'anno in cui hanno giocato peggio gli attaccanti, perché alla fine si segna facendo gol. Perché se mi vai a vedere i 3 gol di ieri, ne hanno fatti 2 su giocate individuali, perché alla fine il gol di Locatelli e il gol di Immobile sono 2 giocate individuali, mentre il primo gol di Locatelli è un gol di squadra, perché con l'intesa Locatelli Berardi dal Sassuolo, che di regola là i titolari sono Chiesa e Verratti, però ha giocato Locatelli con una grande apertura per Berardi. Locatelli sa a memoria che Berardi la metterà così, e quindi si inserisce meglio lui di Immobile. Il movimento che ha dovuto fare Immobile l'ha fatto lui. Oppure in alternativa Immobile era marcato e quindi Locatelli ha fatto l'inserimento. Quindi insomma, si possono fare 3.000 ragionamenti, però Berardi e Locatelli hanno un'intesa dalla Madonna. Locatelli sapeva precisamente dove Berardi avrebbe fatto passare il pallone e si è trovato lì, quindi è stata una bellissima azione. Gli altri due, con tutto il rispetto, diciamo che sono giocate individuali, ecco. Perché dicevo che non mi convince quest'Italia? Perché Mancini nei big match non l'ho mai visto talmente bene. Perché Mancini, da quando risiede sulla panchina dell'Italia, non ha mai avuto chissà che big match. Perché nel girone ora abbiamo Galles, Turchia e Svizzera, che non sono, con tutto il rispetto, dei big match. Forse diciamo che nella fase a gironi
avevamo di difficile, che avevamo nella fase a gironi che abbiamo vinto pure, ora non mi ricordo, però avevamo degli avversari più o meno ostici all'Italia, alla fase a gironi, però neanche, diciamo neanche chissà quanto, ecco. E insomma, però io voglio vedere i big match tipo con Spagna, Germania, Francia, big match del genere dove comunque l'Italia può far meglio. Con l'Olanda, se non mi sbaglio, abbiamo fatto una vittoria e un pareggio. Però insomma in generale l'Italia nei big match non l'ho mai vista tanto per giudicare l'Italia nei big match, perché che vince con la Turchia, Gales ha fatto una cosa come 28 risultati utili di fila, di cui 9 comunque senza subire gol di fila, quindi davvero una cosa, un qualcosa di fantastico. Però insomma raga, magari ora ve la vado a cercare così vi fornisco anche statistiche in diretta, però raga insomma non ho mai visto Mancini in dei big match, ecco. Andiamo un po' a vedere, nazionale italiana, così vi tengo pure tutte le ultime in generale. Allora, vabbè, a parte Svizzera e Turchia dove abbiamo arrivato 2-0, c'è la Repubblica Ceca, il San Marino, la Lituania, la Bulgaria, Irlanda del Nord, ecco la Bosnia per esempio, la Bosnia, la Polonia in Nations League. Comunque, in Nations League con la Polonia abbiamo fatto vittoria e pareggio. Con la Bosnia vittoria e pareggio e con l'Olanda anche vittoria e pareggio. Quindi abbiamo fatto tre pareggi fuori casa praticamente. No, due pareggi fuori casa e un pareggio in casa. Però comunque in Nations League siamo andati benissimo, siamo passati anche come primi nel girone. Poi comunque Bosnia, Polonia e Olanda sono tre avversarie forti ma non fortissime, come possono essere appunto Spagna, Germania, Belgio e Francia. Queste sono le quattro più forti, ecco. Se dobbiamo risalire proprio a un big match, ragazzi, dobbiamo andare molto indietro. Qui di nuovo Nations League Italia-Polonia. Portogallo-Italia, purtroppo l'abbiamo persa con il Portogallo. Con l'Olanda un pareggio. Ecco, con la Francia nel 2018, ragazzi, abbiamo perso 3-1. Nella stessa volta con l'Olanda abbiamo pareggiato 1-1. Quindi pensate un po', ragazzi, pensate un po'. Praticamente alle prime sfide di Mancini. Mancini praticamente nei big match tipo Spagna-Germania e quant'altro non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo praticamente mai visto. In semifinale avremo la Spagna in Nations League, adesso uscirà fuori il vero Mancini e vedremo, perché finora magari diciamo che è stato più facile, diciamo è stato fatto un lavoro straordinario, questo non lo mette nessuno in dubbio, però se devo trovare proprio il pallone nuovo. Poi bisogna pensare anche un po' se a partita in corso bisogna veramente giocare con la difesa a 3, perché ragazzi Toloi, Bonucci, Acerbi sanno giocare con la difesa a 3 e Spinazzola e Florenzi hanno giocato con la difesa a 3. Jorginho e Immobile, anche loro giocano con la difesa a 3 nei rispettivi club, quindi c'è da capire un po' con che modulo giocare, anche se il 4-3-3 per me sembra il più adatto, perché la difesa a 4 per me sembra la più, come posso dire, la più adatta a ogni situazione. Ora occhio al Galles, ragazzi, perché tutte vittorie 9 scopo quasi di fila senza subire gol, però adesso col Galles basta solamente una sconfitta, un episodio che ti cambia la partita, quindi una sola sconfitta che arrivi secondo nel girone e becchi una squadra forte. Fammi capire, raga, tutto questo umorismo può essere, diciamo, distrutto da una sola partita, perché se perdiamo quella col Galles, muori. E quindi questo è quello che mi fa riflettere dell'Italia di Mancini. I big match, perché non abbiamo mai affrontato un big match con quest'Italia. Abbiamo fatto con la Francia, ma quando è arrivato Mancini, là, grazie al cazzo che perdevi. Quindi bisogna vedere ora, occhio al Galles, intanto passiamo con i primi nel girone. Ma occhio a sto cazzo di Galles, ragazzi, occhio a questo Galles. E il gol più bello tra i tre, ho detto, è il primo, perché è l'unico gol comunque, diciamo, su azioni di squadra e non su giocatori individuali. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Oggi vi arriveranno le pagelle, nei prossimi video usciranno solamente video inerenti a Formula 1 e MotoGP. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da MoniSport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!